Vogliamo che tiriate via i fogli di via ai nostri compagni! Vergogna! In 200 sono partiti dalla stazione un corteo antifascista contro questore e prefetto, annunciato dai ragazzi del coordinamento studentesco, alla testa dei manifestanti il volto dei tre che hanno ricevuto il foglio di via. Una città blindata dalla stazione a Via Roma e qui il corteo ha incontrato le prime barriere. Camionette della polizia in Piazza Vittoria, carabinieri e unità cinofile in Piazza Borsa. Hanno cancellato con vernice bianca svastiche e croci celtiche e le firme di lotta studentesca sui muri. Poi hanno bruciato simbolicamente davanti alla prefettura i fogli di via destinati agli attivisti del collettivo. Questi non si devono più permettere di fare delle scritte fasciste e naziste qui a Treviso, prima cosa. Seconda cosa, che ci siano dei provvedimenti seri anche da parte della questura. Oltre a prefetto e questore, i ragazzi si sono scagliati contro Forza Nuova e Lotta Studentesca, le cui azioni, hanno detto troppe volte, sono rimaste impunite. Con loro anche tre consiglieri comunali della maggioranza, Giovanni Negro, Antonella Tocchetto e Pretti Gorza. Un corteo pacifico, non ci sono state particolari tensioni, poca la presenza in città, visti anche i divieti imposti nei parcheggi.